Buongiorno a tutti! Era molto tempo che non facevamo una conferenza stampa qui, voi non volete mai farla, invece io insisto e finalmente possiamo ritagliarci del tempo per questo incontro di oggi che chiude un anno molto intenso all'interno del Consiglio europeo per me il primo anno intero. Devo dire che con un po' di fatica si imparano i meccanismi abbastanza complicati dell'Unione europea. Possiamo dire che portiamo a casa di questo anno essenzialmente la grande battaglia sulla flessibilità che la Commissione proprio a inizio del 2015 ha Uh, introdotto e che in questa legge di stabilità trova la prima concretizzazione. Possiamo dire che abbiamo portato a casa un risultato credo interessante su alcuni punti dell'agenda, il digitale essenzialmente, anche grazie alla presidenza lussemburghese, ho ringraziato Xavier per la conclusione del semestre eh, lussemburghese. Che ha completato un accordo che avevamo uh, lanciato noi roaming, ovviamente abbiamo fatto i complimenti a, alla Francia per il grande risultato della COP 21. L'Europa si è presentata con l'approccio che l'Italia aveva individuato nel semestre scorso, nel semestre a guida nell'anno scorso, nell'ultimo semestre a guida italiana. E quindi abbiamo fatto, credo, un anno in cui possiamo dire di aver portato a casa eh, risultati davvero significativi. I nostri concittadini devono immaginare che, ad esempio, sulla flessibilità lo spazio di azione arriva fino, per definizione della commissione stessa, a 16, 16 miliardi e mezzo di euro. Una cifra rilevante. Poi noi abbiamo fatto richieste per circa 13 miliardi, ma... Lo spazio che si è aperto è uno spazio davvero importante. Naturalmente, tra le notizie negative di questo anno, voglio inserire la drammatica crisi sulla migrazione, i morti nel Mediterraneo, i bambini che hanno perduto la vita. Sono circa 700 i bambini che hanno perso la vita, secondo un calcolo delle istituzioni internazionali. Noi ricordiamo giustamente il piccolo Island. Vorrei che ricordassimo anche coloro i quali non hanno nome coloro i quali sono chiusi a chiave nella stiva in una nave o presunta tale nel Mediterraneo e coloro i quali hanno diritto come riconoscimento del tutto parziale e non sufficiente, ma comunque come riconoscimento almeno al tributo della memoria e del rispetto. Ecco perché continuiamo a lavorare per poter seppellire tutti i cadaveri ed ecco perché... A partire dal 1 gennaio l'Italia investirà più soldi a livello di Stato membro, ma le conclusioni vanno nella giusta direzione anche come unione per l'UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, che tra l'altro dal 1 di gennaio sarà guidato da uh, Filippo Grandi. Dunque tante questioni, l'Europa ha cercato di dare una risposta forte, unitaria. I risultati vedono un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto sulla questione dell'immigrazione. Sicuramente c'è finalmente un approccio italiano condiviso a livello europeo. Questa questione non può essere affrontata, cioè caso per caso, senza una strategia globale. Contemporaneamente, ancora molto c'è da fare. Io ho portato dei dati perché, dopo la stravaganza della richiesta di eh, procedura sulle eh, impronte digitali mi sono limitato a portare i dati in questo eh, augusto consesso e i dati sono i seguenti che noi abbiamo realizzato il 50% dei nostri impegni sugli hotspot a fronte di uno 0,2% di relocation e dello 0% dei returns chi è in ritardo su questo è l'Europa e non l'Italia. Noi vogliamo lavorare, vogliamo discutere, vogliamo stare insieme, ma i dati dicono questo. In più, come forse vi è noto dopo i tragici eventi del Bataclan, l'Italia non soltanto ha molto implementato il proprio livello di uh, percentuale delle impronte digitali che vengono prese, siamo ben oltre il 95%, ha iniziato anche un riconoscimento facciale video perché deve essere chiaro che nel momento in cui sarà possibile condividere tutte le informazioni legate alle tecniche della cyber security rispetto al riconoscimento facciale e anche condividere con gli altri paesi questa banca dati sarà particolarmente utile dunque vi ho detto dell'immigrazione è stato un consiglio europeo quello di questi due giorni molto dibattuto uh, Sono anche molto soddisfatto di questo perché credo che finalmente si possa uh, dire, in particolar modo nella giornata di stamani, che si è fatto un paio di discussioni di quelle vere, mm, con il rispetto che dobbiamo a paesi alleati e amici. Eh, mi è capitato di citare mm, il latino, il motto latino amicus plato, sed magis amica veritas, a, un, a, una, a qualche collega che. Metteva in discussione il fatto che si potesse fare una discussione seria, serrata. L'abbiamo fatta, in particolar modo, sull'unione energetica, sulla Libia, sul clima, sull'unione bancaria, sul tema della direzione della Commissione e della, direi soprattutto della politica economica. Come sapete, noi come Paese rispettiamo tutti le regole, siamo tra i pochi paesi che rispettano le regole anche quando non le condividono, perché c'è un problema anche di reputazione dell'Italia. L'Italia per anni è stata considerata, devo dire per me a torto, ma considerata come il paese che non rispettava le regole, o comunque con un eccesso di malizia, mettiamola così. Eh, questo nostro paese rispetta tutte le regole che l'Unione Europea si dà e di conseguenza credo che sia abbastanza... Uh, stravagante non permettere una discussione seria, serrata sui vari punti all'ordine del giorno. Forse il punto principale di oggi è stata la discussione di politica economica. Uh, io trovo che la politica economica dell'Unione Europea degli ultimi sette anni non abbia prodotto risultati positivi come avremmo dovuto. Io, cioè sono convinto che la politica americana, la politica economica americana abbia consentito agli Stati Uniti di alzare il PIL e abbassare il livello di disoccupazione, laddove ciò non è accaduto invece in Europa, dove dal 2008 al 2015, prendo il 2008 perché è il riferimento che si fa all'elezione di Barack Obama alla guida degli americani, alla guida degli Stati Uniti, eh, l'Europa invece ha visto diminuire il livello dell'occupazione e non crescere a sufficienza il PIL. L'Italia, come sapete, ha bisogno di dare innanzitutto a casa propria un segnale di svolta, lo ha fatto in questo 2015, se pensate alla conferenza stampa di fine anno, dell'ultimo Consiglio europeo dello scorso anno, che allora fu la conferenza stampa di fine mandato, perché era la fine del semestre italiano ed era la prima di Tusk e di Juncker, quindi aveva anche delle caratteristiche particolari nella sala grande, credo sia la sala principale delle conferenze stampa di questo palazzo. Allora noi avevamo sul tappeto moltissime questioni che non erano risolte. Jobs Act, riduzione dell'IRAP, eh, 80 euro da stabilizzarsi, riforma elettorale che sembrava impossibile, riforma costituzionale che era appena la prima lettura, riforma della PA che era molto lontana dalla discussione, la giustizia civile che ci ha fatto fare dei passi in avanti importanti nel Doing Index Business qualche settimana fa. Tutti questi temi erano fermi. La stessa questione delle banche. Le banche popolari ancora non erano state affrontate perché fu fatto a gennaio dello scorso anno. Dunque tutto questo pacchetto di riforme l'Italia lo sta facendo, l'Italia sta cambiando al proprio interno e per questo dice con testa alta e coraggio che la direzione politica dell'Unione Europea deve essere incentrata molto più sui valori della crescita, della lotta alla disoccupazione, di un'Europa sociale, di un'Europa di valori e non soltanto legate a polemiche tecniche o burocratiche di vincoli e applicazioni mh, automatiche di principi che risalgono a molto tempo fa. Tutto questo è stato oggetto di grandi discussioni. Usciamo molto um, soddisfatti. Esco molto soddisfatto dalla qualità del dibattito che c'è stato. Lo abbiamo in alcuni aspetti animato noi, in altri abbiamo soltanto verificato per la prima volta anche che si sono create delle interessantissime discussioni e, e se volete volentieri lascio a voi Spazio di alcune questioni perché sono stato più volte gentilmente richiesto di fare la conferenza stampa finale e di lasciare spazio alle domande, quindi a voi la parola per un giro massimo due di, di... Filippo, fai tu il distributore, lo sminestratore. Sì, presidente, sono consuli di Asca News. Um, le, le sue, la, il suo intervento molto critico nei confronti della Germania perché frena. Il, eh, il sistema europeo per la garanzia dei depositi bancari, perché c'è tutto un, un sistema che non funziona a livello appunto, di decisioni per l'economia, eccetera. Eh, solleva però eh, delle preoccupazioni. Eh, si sa che quando si attacca la Germania, poi le cose diventano più difficili in Europa. Io voglio fare una domanda difficile: Lei ha deciso di, eh, di mandare via l'ambasciatore che sta seguendo. L'ambasciatore Sannino che sta seguendo le, eh, qui da, per l'Italia, eh, i negoziati e tutto il resto. Non pensa che queste due cose insieme: il fatto che lei attacchi la Germania, il fatto che mandi via una persona che è conosciutissima per il suo grande impegno, e grande conoscenza dell'Europa dall'interno, siano viste come una, una sorta di deriva populista da parte del governo italiano? Negli ambienti europei. Glielo dico perché l'ho sentito, non perché lo penso io. La ringrazio per la domanda. Uh, il fatto che io abbia attaccato la Germania è una valutazione sua, che rispetto naturalmente. Sono i classici fatti separati dalle opinioni. Lei però ha espresso un'opinione, non un fatto. Io sono intervenuto, non soltanto una volta, se la può consolare, sul, uh, ponendo delle, delle domande, dei quesiti alla cancelliera Angela Merkel, cui mi lega un rapporto di amicizia. E di stima ma questo non impedisce di poter formulare delle domande e dei quesiti ne ho fatti diversi dagli aeroporti greci fino all'unione energetica il nord stream dalla questione delle impronte digitali fino alle problematiche legate all'unione bancaria ho domandato cioè alla signora merkel alla cancelliera merkel se la posizione della Germania sui depositi è una posizione che è chiusa o meno? È stato forse il momento meno uh, polemico di tutti i nostri piacevoli scambi di questa mattinata e di ieri. Quindi, tutto tranne che un attacco alla Germania. Io non attacco la Germania, non l'attaccherò mai. Ho detto questo sì, lo ripeto, l'ho detto alla cancelliera Merkel oggi che quando si tende a far credere che la Germania sia il donatore di sangue dell'Europa, agli occhi esterni non appare propriamente così. Questo perché la cancelliera è intervenuta su uno dei punti in discussione, non riguardava a dire il vero i depositi bancari e ha sostenuto che la Germania sta sostenendo il resto dell'economia. Io credo che non sia così e ho fatto alcuni esempi concreti. Però questo lo possiamo fare perché siamo l'Italia. Vorrei che non, non... Non ci fosse anche tra voi eh, autorevolissimi mh, eh, esponenti ed espressioni del mondo della libertà di informazione che naturalmente svolge con eh, grande capacità il proprio lavoro senza alcun bisogno di suggerimento, ma vorrei che non ci fosse l'impressione che se l'Italia pone delle domande allora si mette contro qualcuno. Perché questo atteggiamento è un atteggiamento che non so se è esistito in passato, com'è finito. Io credo non sia esistito nemmeno in passato, ma io vado al Consiglio europeo, memore e orgoglioso di portare un grande paese al tavolo, non un paese che ha paura anche della propria ombra. E quindi, se c'è qualcosa che non mi torna in una politica fatta dalla Germania, dico la Germania perché è il paese più grande, a Malta, che è il paese più piccolo, dico scusami Angela, oppure scusami Joseph, perché questa cosa? Così come loro fanno con noi. Dobbiamo uscire da questa cultura di subalternità per cui se uno pone una questione sta mettendo in difficoltà il rapporto con chissà chi. Penso che sul tema dell'unione bancaria abbiamo preso atto che ci sono delle regole. Siamo stati i primi a sperimentare il bail-in per quattro nostri istituti di credito, se volete poi ci torniamo sopra. Ho detto, in bocca al lupo. Se dovesse accadere altrove, perché l'Italia ha una forza del sistema bancario che consente di reggere a questo sistema. Auguro anche a voi di reggere, perché la situazione è tutt'altro che semplice, se vi capita a voi. Ho chiesto se avevano intenzione o meno di lavorare sulla questione della garanzia dei depositi bancari. Mi è stato detto che nel semestre olandese, eh, in sede di Ecofin e parzialmente anche di Eurogruppo, si discuterà di questo. La ringrazio anche della domanda rispetto all'ambasciatore Sannino che vorrei togliere dall'imbarazzo. Stefano Sannino è un autorevolissimo esponente della nostra diplomazia. Mi permetto di dire che sono orgoglioso di aver proposto la sua nomina ambasciatore come scelta del nostro Consiglio dei Ministri avvenuta nel 2015 l'anno dopo parricchio, però eh, questo. Uh, <ride> Non toglie niente alla stima ehm, nei confronti di Stefano Sannino, che è un autorevolissimo eh, nostro rappresentante. Stiamo discutendo di una serie di possibili eh, spostamenti, come sempre accade nella carriera diplomatica. Eh, il ministro degli esteri è il soggetto titolato. Per quello che mi riguarda, Stefano Sannino gode della mia totale stima qui a Bruxelles e. Prima o poi se ne andrà da Bruxelles, dovunque andrà, eh, le garantisco che tutte le discussioni e le eh, malevole interpretazioni che l'ha voluto fare con questa domanda eh, si sgonfiano rispetto alla realtà dei, casi, de, 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 dei fatti. Stefano Sannino, ambasciatore, l'abbiamo nominato cioè ambasciatore nel senso di ruolo di grado perché poi un giorno vi racconterò quello che ho imparato in questi due anni sugli ambasciatori, sulle loro classifiche, sui loro ranking, hanno un bollettino che neanche i tennisti chiese, quindi Sannino appartiene alla categoria degli ambasciatori di grado e farà un grande lavoro in queste settimane a Bruxelles, in questi mesi a Bruxelles e dove andrà in futuro, visto che ha un'esperienza che, che gli permette di poter essere utile al nostro paese qui e altrove. Seconda domanda. Beto genio. Buongiorno Presidente. No, eh, non ho capito, lei dice i prossimi mesi, quindi terminerà il mandato a Bruxelles o lo finirà prima? Io trovo Avrei un, trovo, era un trovo, chiederò gente... prendi... no, Rispondo subito. Trovo, trovo affascinante, che no, lo dico Sanino, lei non si offenderà, vero? Lei non si offenderà. Che io vorrei farvi l'elenco delle questioni che vi ho posto. La flessibilità, il clima, l'unione energetica, i depositi bancari, aggiungo la Libia, la sicurezza, l'immigrazione, la commissione... Ho fatto anche alcune considerazioni circa il rapporto tra l'Italia e la Germania, magari non di grande impatto. La discussione sul futuro di Sanino vi affascina molto più che non la questione dell'unione energetica ed è interessante. Eh, chiederò al Ministro Gentiloni di farmi sapere la data esatta e poi di, vi farò sapere questo. Abbiamo finito le domande? Ah, dal Genio c'è il bis. Dal Genio gioca al jolly. Bene. Mi senti? Sì. arrivo a cinque domande, eh. Poi, vai. guardi. Siamo ne avrei a... una per tema, ma non... anche i colleghi hanno diritto. Baricchio va a Washington. Facevo per dirvelo: grande, va... no, grande. Non data, lo so. eh, data non lo sappiamo. Consentirò gentilmente. No, Poi c'era lo spostamento dell'ambasciata. Santo Domingo, abbiamo riaperto il consolato, quindi siamo a posto, prego. un sacco di candidati, eh. <ride> Non credo a dire il vero, nel ranking non credo che sia... Presidente, in... allora, eh, sulla Libia... Scusi se le parlo di ambasciatori, prego. <ride> sulla Libia, ehm, nei prossimi giorni, nei prossimi sette anni all'ONU si parlerà della missione internazionale. L'Italia probabilmente ne sarà capo, se ce lo può confermare, e quale eh, stanziamento di uomini prevede per la missione di institutional building? Eh, seconda cosa, Juncker. Eh, e questa siamo, in... siamo alla terza domanda. Se l'Europa non cambia, il PD è pronto a mettere in discussione la grande coalizione al Parlamento europeo che regge la Commissione Juncker? Grazie. Allora, eh, la questione della Libia non è all'ordine del giorno, adesso consolidiamo il governo. Primo passo in avanti importante con la firma in Marocco, vedremo che cosa accadrà. L'Italia è pronta a fare tutta la propria parte, anche la guida della comunità internazionale in Libia, ove è necessario, ma siamo ancora. Alla uh, conclusione del percorso di formazione del governo. Uh, il Partito Democratico fa parte di un partito che si chiama Partito Socialista Europeo. Questo partito ha fatto un accordo istituzionale con il PPE, ha chiesto essenzialmente due cose per dare il voto a Jean-Claude Juncker: uno, un grande investimento sulla crescita e la flessibilità, due, un piano di investimenti. Questi sono stati due punti chiave, poi c'erano tutta una serie di altre questioni che vi risparmio. Uh, su queste due questioni io credo che Jean-Claude Juncker sia il primo a essere interessato a mantenere l'impegno che egli ha preso. Uh, ho avuto modo di parlarne con uh, Sergei Stanishev, il segretario del Partito Socialista, con uh, i miei colleghi presidenti del Consiglio, primi ministri, capi di Stato e di Governo durante il vertice del PSE. Ho avuto modo di parlarne con il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz in un bilaterale ieri. Il Presidente Juncker mi ha comunicato la sua volontà di venire in visita ufficiale in Italia nei primi mesi del prossimo anno, non so ancora la data, non vi arrabbiate, lo chiederemo anche questo a Gentiloni. E appena avremo la data della visita del Presidente della Commissione credo che quella sarà l'occasione in cui poter chiarire i rapporti che ci sono e le partite più importanti. Io sono molto contento del fatto che questo Consiglio europeo per la prima volta dopo un po' di tempo ha fatto discussioni vere. Cioè, non che le discussioni di prima non fossero vere, ho fatto discussioni, però, molto, molto libere, molto aperte. Ci abbiamo finalmente messo sul, sul, ta sul tavolo i problemi che poi si risolvano, lo scopriremo nel 2016 perché ancora è presto per dare una risposta. Ma penso che sia stato un passo in avanti davvero. Guardi, le dirò da genio, Per me è persino inatteso. Non mi aspettavo che alla fine, su molti dei dossier che abbiamo. Quasi tutti lanciato noi come Italia, ci fosse un così diffuso senso della, della, della mh, rilevanza. Per dirle una, che il suo giornale ha seguito, come tutti gli altri, ma che ha seguito credo con particolare attenzione: la risposta alla minaccia terroristica, non soltanto con le necessarie iniziative diplomatiche, militari e sicuritarie interne, ma anche collaborazione sulla cultura, sull'educazione e sui valori. Un euro in cultura. Un euro in sicurezza, un euro in educazione, un euro in polizia. C'è stato un bel dibattito, sono molto soddisfatto di questo. Ultima. Marco, Marco Conti. Siamo alla quinta domanda. Conti. Dargenio ha fatto il triplete, anche se parlare di triplete oggi... Piano investimenti è un tema. Ha chiesto sul non so se si è sentita la domanda perché il microfono non funzionava. Ha chiesto piano investimenti e mozione di sfiducia in Italia. Eh, piano investimenti eh, non è sparito, si sta lavorando. C'è anche un italiano, credo sia il professor Pamolli. L'ambasciatore mi conferma che è stato nominato Pamolli. No, il professor Fabio Pamolli nel, come si può dire, nel board nell'investment committee, quindi nel comitato che, che è chiamato la commissione. A valutare, quindi sta andando avanti, certo. Noi vorremmo che gli investimenti fossero il più agevolati possibile perché pensiamo keynesianamente che gli investimenti aiutino. Gli investimenti pubblici, ma devo dire anche gli investimenti privati possono aiutare la ripresa economica. Rispetto alla questione del, del voto di sfiducia nei confronti del Ministro Boschi, io non ho potuto seguire il dibattito perché ero qui, ma leggendo l'intervento del Ministro Boschi e le risposte in aula, oltre che ricevendo un po' di commenti, mi pare del tutto evidente che si sia trattato di un... Uh, clamoroso boomerang da parte del Movimento 5 Stelle, uh, il dato di fatto è molto semplice, questo governo ha salvato un milione di persone, uh, non c'è alcuna uh, reticenza da parte nostra nel dire meno male che si è fatto quel decreto, anzi io rilancio da qui l'appello alle forze dell'opposizione, devono votare a favore di quel decreto legge che adesso per le modalità di discussione della finanziaria è diventato un emendamento alla stabilità quindi non è più un decreto a parte ma è inserito in legge di stabilità perché? perché questa scelta del governo che è stata tanto contestata ha permesso di salvare 7200 stipendi e un milione di correntisti che altrimenti sarebbero saltati e lo ha fatto senza un centesimo dei denari pubblici questo è molto importante perché gli altri dicono ma scusate perché abbiamo salvato i correntisti di banca Marche con la fiscalità generale l'abbiamo fatto con l'aiuto delle banche italiane che sono solide per questo ho detto voglio vedere gli altri sul bail-in questo percorso è stato fatto senza alcun conflitto di interessi, il ministro Boschi lo ha illustrato con grande dedizione, con grande puntuali, puntiglio diciamo, e, e puntualità, mi sembra del tutto evidente dunque che la mozione di sfiducia nata con l'obiettivo di fare una mh, manifestazione l'ennesima per i media abbia paradossalmente consentito al ministro Boschi di spiegare nella sede naturale che non c'è stato nessun favoritismo, che noi non guardiamo in faccia nessuno e che la realtà dei fatti, per chi ha seguito l'intervento del ministro Boschi, dimostra chiaramente che questo nostro governo è un governo che mette il cuore, il coraggio, l'energia, la grinta in tutto quello che fa, ma che... Non ha alcuna difficoltà nel commissariare banche dei cui board fanno parte anche persone molto vicine ai ministri. Quindi noi quella banca l'abbiamo commissariata. Banca Italia ha sanzionato chi doveva sanzionare. Il ministro Boschi ha perso il valore delle sue azioni, peraltro, per come ci ha spiegato oggi, molto piccolo, ma comunque lo ha perso. Che fosse piccolo o grande, è stata trattata come tutti gli altri cittadini. Il tempo delle leggi ad personam in Italia è finito. Questo deve essere chiaro. Rispetto per tutti e grande determinazione e decisione nell'andare avanti sul stato delle riforme. Eh, Ivo Cainz, del Corriere della Sera. Eh, Presidente, eh, Domanda eh, numero 6. Okay. Sì, anzi perché fatte due. è girata eh, questa sua presa di posizione sul doppio standard tra la Germania e altri paesi in Europa e eh, lei prima ha fatto un richiamo lei stesso alla vicenda delle quattro banche che chiaramente sembra eh, simile ma trattata in modo diverso rispetto a una contemporanea banca di Hamburgo per cui gli aiuti di Stato li abbiamo visti accettati eh, ci dirà lei ora come ha risposto la, la signora Merkel, quando immagino lei gli abbia fatto notare che i primi due pilastri dell'Unione bancaria che andavano bene la Germania e nei termini in cui andavano bene la Germania, sono passati a super velocità, mentre la garanzia dei depositi, che era la contropartita per l'Italia, ci viene addirittura detto di no, ora lei ci dirà su quale base. Terza cosa eh, la sua iniziativa di riaprire una discussione sulla Russia che sembrava ragionevole delle sanzioni alla Russia, sia dal punto di vista strategico, economico, eh, militare, da tutti questi mi sembra che non ci sia stata rispondenza. Perché Depositi sono... bancari in Russia? La prima Depe... che ho detto... E le quattro banche? Sì, me... okay, sì, All'Italia non sì, è sì. stato consentito. Ok, ok, okay benissimo. Allora, molto... Dunque, lei ha fatto tre domande di fila, quattro banche, depositi bancari e Russia. Eh, io ne aggiungo un'altra che a questo punto dico qui che è quella della questione del Nord Stream. Andiamo con ordine: le quattro banche. Eh, io rappresento un paese che rispetta le regole, anche quando quelle regole non ho scritto io. Perché deve essere chiaro a chi ci ascolta da casa in Italia che ciascuno di noi può trovare un comodo alibi. Ma se la cancelliera Merkel ha messo 247 miliardi di euro per salvare le banche e noi zero, lo ha fatto rispettando le regole. Allora si poteva. Io trovo stravagante che noi oggi discutiamo di questo attribuendone la responsabilità alla cancelliera. La cancelliera ha fatto ciò che voleva fare nel momento in cui poteva farlo. Sarebbe stato giusto che l'Italia avesse salvato delle banche in quel momento lì o meglio, più correttamente, avesse messo dei soldi per sostenere il sistema del credito? Questo è un quesito che io lascio agli addetti ai lavori, ai giornalisti, ai politici, ai eh, ricostruttori di storie, non lo posso fare io, io non c'ero. Ho una mia opinione che però facendo presidente del Consiglio e non essendo ossessionato dalla polemica politica, ma essendo preoccupato soltanto dei cittadini, non ho diritto neanche di esprimere quando la Merkel ha messo 247 miliardi di euro lei poteva farlo quindi è assolutamente in condizioni di correttezza dal punto di vista della procedura l'Italia non lo ha fatto facendo una scelta altrettanto corretta a fronte di questo investimento 247 miliardi la Merkel zero noi mi riferisco essenzialmente ai governi agli ultimi tre governi prima del mio si può naturalmente stare qui adesso a discutere del stato di solidità delle banche io vi dico che il sistema di lo stato di solidità delle banche italiane è oggi comunque migliore di quello tedesco e non soltanto perché intesa San Paolo capitalizza il doppio cioè la prima nostra capitalizza il doppio della prima loro Deutsche Bank ma perché c'è un sistema peraltro fuori dal controllo della B BCE che è quello delle banche territoriali in Germania che personalmente credo fossi un amministratore tedesco mi preoccuperebbe molto. È un sistema che io rispetto, ma se devo dire è molto più solido il nostro del loro. Sulla questione delle quattro banche il percorso che la Commissione Europea ci ha fatto seguire ho trovato abbastanza lunari le espressioni del commissario Hill quando ha detto che è stata l'Italia a decidere noi abbiamo una lettera del commissario Hill che ci spiega che cosa bisognava fare e cosa no quali erano i limiti per evitare la procedura degli aiuti di stato che in quel caso per come funzionano le regole bancarie avrebbe provocato un danno mentre altre procedure di aiuti di stato le possiamo tra virgolette sostenere questa qui era molto complicata avrebbe inciso quindi noi non non ce la siamo sentita di andare a creare un rischio potenziale nella fiducia dei consumatori. Quindi che il commissario Hill dica le cose che ha detto avendo firmato una lettera, delle due l'una, o non ha visto bene la dichiarazione che ha rilasciato, o non ha visto bene la lettera che ha firmato, una delle due, a lui la valutazione. Detto questo però noi abbiamo seguito il percorso perché noi siamo persone serie, voglio dirlo perché sia chiaro, l'Italia rispetta tutte le regole, l'Italia non cambia le regole in corsa. Poi possiamo dire quello che pensiamo, ma siamo gente seria, abbiamo preso le regole europee e le abbiamo applicate. L'Italia mette la sua reputazione nel rispettare i percorsi europei e lo dico perché, perché è cambiato qualcosa anche in Italia, caro Caizzi. Prima accadeva che magari c'era qualche direttore generale, diciamo così, qualche vice direttore generale della commissione abituato a vedere andare in pensione i politici italiani o meglio a vedere andare a casa i politici italiani c'era in passato qualche vice direttore che diceva beh questo governo quanto dura sei mesi un anno duravano meno di un gatto in autostrada i governi italiani adesso è un po' cambiata la situazione noi abbiamo stabilità fino al 2018 Attendiamo anzi con curiosità la rotazione dei dirigenti della Commissione, che è un principio basilare delle regole del gioco della Commissione, e soprattutto intendiamo rispettare tutti i tipi di regole, ma diciamo contestualmente che lo facciamo perché l'Italia mette il proprio onore nel rispettare la, il quadro normativo di insieme che c'è. Quindi se lei mi domanda, uh, c'è stato un doppio peso, due pesi e due misure, io mi posso limitare a dire che abbiamo fatto ciò che ci ha scritto la Commissione. La Commissione è profondamente chiamata in causa anche su un altro tema, che io ho voluto collegare alle sanzioni alla Russia. Voi sapete che noi non abbiamo mai nascosto la nostra posizione, anche quando questa posizione è stata oggetto di critici, critiche molto forti. Noi abbiamo sempre detto, per combattere l'estremismo e il radicalismo abbiamo bisogno anche della Russia. Ricorderete che proprio quest'anno, nel marzo del 2015, io sono stato al Cremlino, ho incontrato il presidente Putin, ci furono allora polemiche di alcuni giornali italiani e di alcune testate internazionali. Ah, ma come Renzi va in Russia, sì per cercare di coinvolgere Putin nella gestione di alcuni teatri molto complicati. La storia di quest'anno dimostra che quel tipo di visione e previsione si è avverata. Ahimè, in modo drammatico, ma si è avverata. Cioè, si è creato finalmente un consesso internazionale che riporta la Russia al tavolo. A fronte di questo, si sta discutendo di come accanto al processo di implementazione degli accordi di Minsk, finalmente si possa anche superare la fase sanzionatoria che ricordo è reciproca. I nostri partner hanno ritenuto, devo dire, in un clima di grande collaborazione con le autorità russe, che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi verificheremo se questo processo di implementazione consentirà di eh, tornare allo status quo, cosa che io naturalmente auspico, eh, e quindi hanno immaginato di mandare in automatico il rinnovo delle sanzioni. Noi non abbiamo nessun tipo di problema su questo, noi siamo in una comunità internazionale guidata dagli Stati Uniti, non abbiamo alcun problema guidata e coordinata dagli Stati Uniti, non abbiamo nessun problema a corrispondere a questo impegno. Però ho trovato davvero di dubbio gusto l'idea che si volesse confermare in automatico le sanzioni senza aprire una piccola discussione su un punto che mi pare leggermente eh, sorprendente e cioè che mentre un anno fa si è detto di no al South Stream cioè al collegamento che porta l'energia dalla Russia in Europa passando da sud con una scelta che ha creato un contenzioso pazzesco per esempio per la Bulgaria e con varie valutazioni su questo qualcuna di natura tecnica della commissione ma in molti hanno sottolineato il valore economico politico di sostegno dell'ucraina la commissione poi ha detto di no ha spiegato perché no ci sono cause aperte alcune riguardano anche aziende italiane eh? contenziosi aperti a saipem su tutte a fronte di questo improvvisamente alla chetichella si fa passare il principio del raddoppio del Nord Stream quando ancora Nord Stream 1 non è al massimo delle capacità, perché c'è anche questo piccolo particolare, e lo si fa nel silenzio totale. Siccome io ho quella caratteristica che prima mh, cercavo di ricordare, cioè che quando c'è un problema alzo la mano, ho chiesto all'ambasciatore di attendere a dare il via libera al rinnovo, come si chiama, rollover in automatico, ormai sto facendo un corso di... di, di Diplomazia, materia che peraltro come noto eh, non conosco benissimo, ma diciamo sulla quale mi sto cimentando e impegnando, e ho detto vorrei che ne discutessimo. È partita una bella discussione, molto interessante. Dal Portogallo alla Bulgaria, dalla Lituania ai paesi di Visegrad, per la prima volta abbiamo visto un numero di paesi, devo dire assolutamente maggioritari, sostenere la posizione italiana. Credo che contro si siano espressi soltanto la Germania e l'Olanda. Casualmente, ovviamente, però diciamo che sono... E quindi di conseguenza adesso la palla è totalmente nelle mani della Commissione. Vedremo la Commissione che cosa dirà. Però per la prima volta si è registrato, devo dire, un interessante dibattito, scambio di opinioni tra chi, come la Germania e l'Olanda, sosteneva che questo tipo di accordo fosse un accordo soltanto commerciale e chi, come noi, riteneva che invece ci fosse un elemento di grande valore politico nel fatto di raddoppiare il Nord Stream. Come finirà, direbbe il noto esegeta e filosofo Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo. Quello che però è importante è che si è creato un clima, una discussione molto civile, molto pacata, della quale sono molto contento e adesso la partita è nelle mani della Commissione, perché questo è il classico argomento che dipende dalla Commissione. Le varie regole europee dipende da loro. Però oggi insomma, è stato un dibattito che molto intrigante. Siamo alla dodicesima domanda. Cioè, vorrei ricordare che la conferenza di Natale è, si fa dopo, cioè non si fa a Bruxelles, si fa a Roma, conferenza stampa di Natale. Dopo Natale, peraltro, direbbe Martini. Grazie, buongiorno Gianna Pancheisca. Stai Io sottovalutando volevo... Radio Radicale, che da due ore che ha la mano alzata. Eh. <ride> Yeah. Io volevo chiederle di migrazione perché lei nella sua introduzione ha detto: Per quanto riguarda gli ospiti, siamo al 50%. Sappiamo dell'apertura uh, di Taranto ieri, giusto? Trapani. Trapani, appunto. E quindi volevo capire invece per quanto riguarda Taranto e Pozzallo i tempi, visto che nelle conclusioni del Consiglio si chiede un po' più precisione, e poi eh, anche per quanto riguarda. Mh, i rimpatri, che tipo di garanzie sono arrivate eh, in questo Consiglio europeo per quanto riguarda l'aiuto sui rimpatri, e se secondo lei sono sufficienti. Uh, vorrei dirlo con molta chiarezza: l'Italia sta rispettando i propri impegni, l'Europa no. Così lo diciamo anche ai nostri amici che scrivono per le testate europee. Ecco, perché questa storia è, è trovo davvero surreale che sia stata. Ehm, paventata o addirittura iniziata come la procedura di infrazione per l'Italia nell'agosto del 2015 un capo di governo ha detto di fronte a un afflusso di migranti prima la solidarietà e poi la burocrazia sono parole però che non ho detto io ha detto anche la Merkel non so se hanno aperto una procedura di infrazione anche in quel caso per la Germania perché non ha fatto le impronte digitali ma ho no, come l'impressione che in quel momento non sia stato fatto ciò che prescriveva la norma. Quindi ho soltanto chiesto anche in questo caso a chi è stata mandata questa lettera. Io sono nella fase in cui non faccio polemica, faccio soltanto. Mi sono fatto un corso di approfondimento sulle procedure europee e tutte le volte alzo la mano adesso e chiedo se sulle procedure europee stiamo rispettando le regole per esempio ci è stata mandata una lettera che è stata anticipata dal Financial Times considerando evidentemente questo prestigioso giornale il vettore più rapido per arrivare al, al, sul nostro tavolo quando in realtà bastava un'email cioè non dico il fax che ormai è desueto però bastava un'email per dire che noi non eravamo in mh, perfetto orario sulla Uh, gestione, così, quello era il secondo pilastro dell'unione bancaria, di una, un trattato internazionale da ratificare a fine novembre. Il 24 novembre ci è arrivata una lettera dicendo che l'Italia è in ritardo. Tra nove paesi che non avevano ancora approvato, la scadenza era il 30 novembre. Noi abbiamo approvato il 27 novembre perché c'era da fare due passaggi parlamentari, cioè non è la cosa più semplice, della una vetta. però noi siamo stati assolutamente lì e ci è arrivata una lettera, solo a noi. E quindi, anche sulla procedura di infrazione sull'immigrazione, io la prendo volentieri la mia lettera. Vorrei capire se è arrivata anche agli altri, quindi scriverò formalmente per sapere a quali altri paesi è stata inviata la lettera. Perché, condividendo il principio di Angela Merkel, perché io, a differenza di quello che lei pensa, vado molto d'accordo con Angela, eh, condividendo il suo principio, prima la solidarietà e poi la burocrazia. Sono curioso di capire a chi è stata inviata questa lettera. Detto questo, detto questo il punto centrale è che l'Italia sta facendo la sua parte, l'Europa no l'immigrazione. E di conseguenza noi sugli hotspot abbiamo fatto, come lei ha detto, um, Lampedusa, Trapani, poi Taranto, Pozzallo, credo che il ministro Alfano stia ragionando di altre ipotesi per arrivare al numero di 6, che è l'obiettivo. Dico il 50% perché noi entro l'anno facciamo 3 su 6. I numeri della relocation sono semplicemente inaccettabili. Sui retarms vediamo se tra l'operazione turca, l'operazione africana, il summit della valletta, le iniziative sui Balcani, eccetera, vediamo se troviamo un punto di accordo. Ci sono anche molti temi di discussione, io per esempio ho chiesto che si possa discutere degli afghani perché nel momento in cui per esempio Italia e Germania fanno missioni internazionali per andare a portare la pace in Afghanistan a difendere, considerare l'Afghanistan un paese tranquillo dove si possono tranquillamente eh, gestire i rimpatri, mi sembra un errore. Abbiamo delle opinioni diverse in questo caso con la Germania. Eh, cioè, se arrivano il nostre sorelle e fratelli afghani, credo che si debba pensare che quel paese è un paese che ha qualche elemento di difficoltà. Non tutti la pensano come noi, ma è un altro dei temi in discussione. Sintesi estrema, visto che è l'ultima conferenza del, dell'anno a Bruxelles, vorrei dire che come Italia sono grato alle italiane e agli italiani che hanno fatto un lavoro straordinario di salvataggio nel Mediterraneo, che di fronte ai bambini fanno di tutto con talvolta uno spirito di abnegazione e di eroismo per portare in salvo Donne, uomini, a quelle donne e uomini italiani che hanno fatto partorire su delle navi della Marina Militare o della Guardia Costiera delle ragazze nigeriane o delle ragazze somale. Vorrei dire che sono grato per lo spirito di accoglienza che è arrivato dalla nostra gente, a partire dalla Sicilia, la regione che in assoluto ha dato lo sforzo e il sostegno maggiore. Confermandosi una terra di civiltà strepitosa e strabiliante. Vorrei dire che sono davvero grato per quello che le italiane e gli italiani hanno fatto. Sono fiero e orgoglioso di essere il primo ministro di un paese in cui i valori di civiltà non vengono mandati al macero sulla base di un sondaggio o sulla base di una preoccupazione elettorale. Si possono perdere le elezioni, a noi non capiterà, vorrei rassicurarvi, vi ho visto tesi: eh, si possono perdere le elezioni, ma non si può perdere la faccia. Io non perderò mai la faccia di fronte a queste persone. L'ultima, siamo alla dodicesima domanda. E ce ne abbiamo. Sembra il Papa così, cioè no. A un certo no, ora bisogna. Filippone e David Carretta. Carretta e Filippone, poi si va via. Sì, Scusate, no. ma giusto per evitare cioè, dalle prima di cena. Ma allora, in, in questi giorni sta succedendo che una grande Lei sta già partendo con almeno quattro domande? No, no, no la è solo partito cioè, in questi è una, giorni. È una, ma breve. In questi giorni sta succedendo un fenomeno finanziario, nel mondo della finanza, abbastanza interessante, ovvero che una grande società italiana, Telecom, nel capitale di Telecom e nel board è entrato un importante socio francese, Vivendi. Lei pensa che ci sia bisogno in qualche modo di un intervento di cassa depositi e prestiti nel gruppo, nel capitale, per difendere un'azienda che comunque è strategica, oppure non vede problemi di questo tipo? Grazie. Non rispondo su domande che riguardano aziende che sono quotate, che non rispondo a mercati aperti, eh, dico soltanto che in passato il governo ha scelto la strada della privatizzazione, stiamo parlando del 1997 quindi penso che i mercati aperti possano sopportare la sorpresa di sapere che tra il 1997 e il 1998 abbiamo privatizzato eh, e quindi si è fatta una scelta le valutazioni che faranno uh, i soci di telecom e, e cassa depositi e prestiti e tutti gli altri cassa depositi e prestiti essendo uh, come è noto ieri intervenuta presentando il programma e godendo della massima stima da parte del governo attengono a valutazioni sulle quali non uh, apro bocca e non proferirò alcun commento variazione di titolo su questa dichiarazione, ci sarà una mozione di sfiducia di 5 stelle perché scopriranno che sensi ha guadagnato 12 euro sull'abbonamento sull che cos'hai? No, da un 348, no, lui non si può dire ma un Vodafone. David Carretta Radio Radicale, sulla questione immigrazione, lei dice le, i numeri della relocation eh, non ci sono, sono inaccettabili. Il problema però appare anche italiano: ci sono 186 persone richiedenti asilo che sono elegibili per la relocation. Non ci sono siriani, non ci sono eritrei, non ci sono uh, uh, iracheni in numero sufficiente per ridistribuirli in altri paesi, secondo le cifre immaginate dalla Commissione. Che si fa? E a proposito di bambini: la maggior parte in questo momento sta affogando nel mare Egeo. L'Italia sarebbe pronta a partecipare al reinsediamento direttamente dalla Turchia o ci può dire cosa pensa del club degli otto che sta immaginando questo? Dunque, ehm, mm. non sono d'accordo con lei nel senso che non condivido i numeri, quindi non sono d'accordo con i numeri che l'ha citato per eh, ciò che riguarda la commissione. Se lei fa un riferimento, sono arrivate qualcosa come, vorrei dire cifre meno che esatte, ma sicuramente più di 20.000 persone dall'Eritrea. Quindi l'idea che ce ne siano 180, 170 soltanto cozza con la realtà. L'Italia ospita almeno 20.000 eritrei che sono arrivati in questo nostro territorio. Eh, quindi per dire gli eritrei, eh, poi possiamo parlare di altri. È vero che sono molto diminuiti i siriani rispetto al 2014. Noi abbiamo avuto nel 2014 170.000 ingressi, nel 2015 siamo intorno ai 150.000 al momento quindi è diminuita la pressione eh, perché abbiamo fatto un accordo con la Turchia lei forse ricorderà che esattamente un anno fa io ero andato in visita ad Ankara e a Istanbul eh, sì, facciamo tutte e due le tappe facciamo. non sto ponendo una questione di poltrone o di persone sto dicendo che l'italia deve essere sempre più capace di fare discussioni nel merito dei problemi, ma anche contemporaneamente eh, capace di alimentare il dibattito intorno a che cos'è l'Europa, a cosa rischia di diventare, perché noi siamo tra quelli che probabilmente possono essere considerati tra i più europeisti di tutti. Ma se l'Europa perde la propria missione, i rischi sono molto gravi. Io sono tra coloro i quali pensano che il risultato... Di Marine Le Pen in Francia al primo turno derivi innanzitutto dalla questione economica e di disoccupazione alla situazione sociale, prima ancora che dal rischio dell'estremismo e del radicalismo. Sono cioè tra quelli che pensa che la condizione. Di un'Europa un pochino più sociale e un po' meno legata all'austerity, che pensa un pochino di più alle famiglie e ai giovani e un pochino meno a discutere soltanto di unione bancaria, sia cruciale per riuscire a rimettere in piedi un'Europa dei figli e non soltanto un'Europa dei padri. In questi anni tante discussioni sulle banche, con risultati non sempre eccellenti da parte dei nostri amici europei e probabilmente poca attenzione per le vere questioni che tengono insieme la famiglia europea, che sono i valori, che sono gli ideali, ma che sono anche le condizioni di vita, in particolar modo della nuova generazione che ha visto crescere il livello di disoccupazione non solo in Italia. Ecco perché nei prossimi due anni è bene che l'Italia torni a fare l'Italia, si faccia sentire e in attesa di Roma 2017... 60 anni dopo, Razzi e Curiazzi, la sala dove furono firmati i trattati, ci sia anche un apporto eh, culturale, scientifico, eh, sociale, educativo e naturalmente economico e valoriale da parte dei nostri cittadini. Grazie di cuore e buon Natale.